Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di bussi, di quanto accade nel sito di interesse nazionale. Un nuovo capping posto a spese della Edison sarà installato entro dicembre sulle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino. Il progetto di bonifica però non è stato presentato, mentre sono terminati i lavori della commissione d'inchiesta regionale presieduta da Antonio Blasioli. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Arriverà il capping anche sulle aree delle discariche 2A e 2B di Bussi sul Tirino, rimaste finora scoperte. Si tratta del telo che impedisce all'acqua piovana di attraversare i rifiuti tossici, andando poi a contaminare le falde acquifere. Il lavoro, del valore di 2 milioni, sarà completato da Edison entro dicembre. Credo che entro dicembre Edison ce la farà. Parliamo di 29.000 metri quadri, quasi 3 ettari di rifiuti, 150.000 metri cubi di rifiuti che sono dal piano di calpestio fino a 4/7 metri in alcune circostanze. Il capping però, anche considerando quello nuovo, non ricopre tutte le aree inquinate ed è una misura che nulla ha a che fare con la bonifica e che non garantisce una sicurezza del 100%. Anche il capping in realtà non garantisce sempre zero inquinamento. Ci sono delle analisi dei piezometri, ma anche delle analisi fatte sulla qualità dell'aria che dimostrano che laddove il capping c'è, inquinamento c'è ancora. E l'Arcadis, la multinazionale olandese che si occupa di ingegneria ambientale, ha certificato che da luglio 2018 quei meccanismi posti dalla Solvay per raccogliere l'acqua inquinata erano completamente fermi. La domanda è: in questi 2 anni quanto materiale sarebbe potuto, diciamo, venire alla luce, e invece non è stato, perché è stato completamente abbandonato. Ma c'è una novità che è ancora più importante di quelle che abbiamo detto fino ad oggi, cioè questo tavolo tecnico del 1° di ottobre che ha sostanzialmente è previsto una nuova caratterizzazione di questo materiale che sarà pronto di qui a 4-5 mesi e quindi un progetto di bonifica che partirà con la rimozione del materiale. Intanto la gara riguardo la rimozione dei rifiuti è stata annullata, non senza polemica, nel ricorso in tribunale, e ora sarà la Edison non solo a pagare la bonifica ma anche a doverla progettare. Edison ha chiesto un procedimento in 3 fasi, la prima è quella del capping, la seconda e la terza invece porteranno all'analisi di rischio e a un progetto di bonifica che potrebbe essere quindi approvato entro settembre del 2021, cioè di qui a un anno. Fatto sta che a 13 anni dalla scoperta delle discariche di bonifica non se ne vede neanche l'ombra e le sostanze tossiche continuano a inquinare. Rifiuti sono venuti alla luce anche dal sopralluogo dell'Arta di giovedì scorso. Il colore rossiccio del terreno che si vede in foto potrebbe essere dato dal mercurio. Nel frattempo sono terminati i 6 mesi previsti da statuto a disposizione della commissione d'inchiesta. Il PD chiede che la commissione venga riformata e questo potrebbe accadere ad inizio 2021. Adesso una notizia di cronaca. Un uomo di 43 anni di Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo è morto purtroppo questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Monsampolo del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Qui vedete una foto che abbiamo prelevato da cityrumors.it. L'automobilista era alla guida di una Lancia Y quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è andato a sbattere contro un automezzo pesante, quello che vedete in fondo nella fotografia. Nell'impatto ha riportato lesioni molto gravi che hanno reso purtroppo inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118. E noi adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di sanità, di tamponi, perché arriveranno entro la fine della prossima settimana i primi 40.000 acquistati dalla regione Abruzzo rispetto ai 2.300.000 andati a gara, e dunque a partire da mercoledì saranno a disposizione delle ASL abruzzesi per supplire alla carenza di dispositivi e per continuare nell'opera di diagnostica del Covid-19. Oggi è stata chiusa la gara da parte del committente unico, l'ARIC, per i dispositivi che dunque servono a diagnosticare, anche per i terreni di trasporto in provetta. Allora possiamo andare a vedere insieme il servizio.
La società DID fornirà 2.300.000 tamponi per un importo di 35 centesimi di euro l'uno, mentre la società Tron Group con la Hi-Tech approvvigionerà Regione Abruzzo dei terreni di trasporto in provetta. Si è chiusa oggi con l'aggiudicazione definitiva alla gara predisposta dall'ARIC per far fronte alle richieste delle ASL all'aumentare della necessità di effettuare test per la diagnostica del Covid-19. La procedura ha previsto una prima fase di manifestazione di interesse alla quale hanno risposto 11 ditte e successivamente una procedura negoziata urgente a cui hanno risposto 5 ditte. Due erano i lotti della procedura di gara. Il primo prevedeva l'acquisizione di tamponi, mentre il secondo riguardava l'acquisizione dei terreni di trasporto in provetta. Per quanto riguarda i tamponi, si tratta di floccati che hanno caratteristiche tecniche riconosciute idonee dall'apposita commissione di tecnici. I tamponi saranno distribuiti a partire dalla prossima settimana, 20.000 entro mercoledì per tutte le ASL e ulteriori 20.000 entro venerdì per un complessivo carico settimanale di 40.000 tamponi. L'ordinativo è già stato previsto nella giornata di oggi. La gara, nonostante la grande richiesta e la carenza dei supporti, ha consentito di mantenere il prezzo in linea con il mercato, sottolinea la Regione. Per i terreni di trasporto in provetta, dice ancora Regione Abruzzo, c'è stato invece un forte risparmio. A fronte del prezzo medio di 1,90 euro per provetta, la società ha offerto 79 centesimi di euro a provetta per 1 milione di provette e per una spesa complessiva di 793.500 euro a fronte di 2.185.000 posti a base d'asta, con un conseguente risparmio pari a 1.391.500 euro. La prossima settimana si avranno anche i terreni di trasporto in provetta e le relative forniture. I quantitativi richiesti sono stati indicati dal referente sanitario regionale sulla base delle esigenze delle aziende territoriali. La committenza dell'ARIC ha anche avviato altre 5 procedure, 3 per l'ASL di Teramo e 2 per quella di Pescara, per il potenziamento e il rafforzamento delle strutture della rete Covid. La conclusione delle procedure, a cui ne seguiranno altre, è prevista per l'inizio della prossima settimana. In un momento di carenza generale in tutta Italia dei tamponi, ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, la Regione riesce a soddisfare la richiesta proveniente dalle aziende sanitarie del territorio, riuscendo a garantire un notevole risparmio della spesa prevista che permetterà di agire ulteriormente in difesa della salute di tutti gli abruzzesi. Adesso andiamo avanti, voltiamo pagina. A Pescara sono positivi i risultati del piano antidegrado voluto dall'amministrazione comunale, che ha visto impegnate la Polizia Municipale e il personale di Ambiente S.p.A. Sanzionati i cosiddetti furbetti del rifiuto, le persone che vanno ad abbandonare vicino ai cassonetti soprattutto ingombranti che grazie alle fototrappole sono stati scovati proprio dalla municipale. Vediamo il servizio e l'intervista al sindaco di Pescara realizzata da Paolo Renzetti. Una lotta senza quartiere da parte dell'amministrazione comunale di Pescara per chi sporca, per chi inquina, soprattutto per chi getta rifiuti ingombranti in città. 151 persone sono state già individuate, sindaco. Individuate e sanzionate. 106 hanno già ricevuto la contravvenzione a casa, altri 45 la riceveranno. Oggi, quando i cittadini vedono un rifiuto ingombrante per strada, sanno che quella persona che ha scaricato quel rifiuto e quindi ha creato degrado in città verrà sanzionata. A oggi ci sono 23 telecamere fisse e mobili che fanno questo controllo, tra breve ne avremo 38 che copriranno capillarmente tutto il territorio di Pescara, perché i cittadini ce l'hanno chiesto di avere un controllo più puntuale sullo scarico dei rifiuti ingombranti. Noi abbiamo organizzato un servizio che sta dando i suoi frutti, perché in un mese, dal 15 settembre al 15 ottobre, abbiamo avuto 151 sanzioni. Quindi da oggi in poi, quando qualche cittadino vedrà un rifiuto ingombrante per strada, potrà pensare tranquillamente che quella persona sarà sanzionata, e io credo che questo bloccherà questo sistema. Oltretutto, alla sanzione per alcuni casi specifici si aggiunge anche il sequestro del mezzo, perché se si commette un illecito penale su alcune tematiche il mezzo viene sequestrato. Già ne abbiamo sequestrati alcuni, perché oltre alle telecamere abbiamo in azione degli agenti di polizia municipale che
con le moto in borghese fanno questo controllo e riescono a individuare, a sanzionare, a sequestrare il mezzo di quelle persone che pensano di utilizzare la città come una discarica. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ha denunciato oggi nel corso di una conferenza stampa le problematiche relative alla zona di Fosso Grande al confine fra Pescara e Spoltore, zona a rischio esondazione e dissesto idrogeologico. Il comitato civico dei residenti della zona, che abbraccia un'ampia fetta di Pescara, circa 20.000 residenti fino a Via del Circuito, chiedono interventi urgenti e soprattutto la realizzazione di una vasca d'espansione. Vediamo il servizio. Fosso Grande, una bomba d'orologeria tra le case della gente. Questa è la nuova denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che questa mattina nel corso di una conferenza stampa assieme ad alcuni esponenti del Comitato per la Sicurezza Fosso Grande ha dichiarato che per inerzia e confusione di Regione Abruzzo e Comune di Pescara il rischio di nuove esondazioni del fiume dopo quelle disastrose del 2013 e del 2019 sono dietro l'angolo in caso di nuove abbondanti precipitazioni. Sì, tutti ricorderanno le esondazioni del 2013 e il 2019, soprattutto 2013, una bomba d'acqua che ha provocato danni ingenti ai privati cittadini e alle imprese, oltre 6, 7, 8 milioni di euro, possiamo immaginare. E noi siamo qui tornati con il comitato COMES, il comitato per la messa in sicurezza di Fosso Grande, per chiedere interventi strutturali a Regione Abruzzo. Sono stati fatti tanti palliativi, io dal 2014 mi occupo di questa cosa, ho presentato interpellanze, interrogazioni, risoluzioni in Consiglio regionale per chiedere fondi certi per gli interventi strutturali. Ad oggi quegli interventi non sono stati realizzati. Che cosa intendo? Dei salti idraulici a monte del ponticello di Via Francia, una vasca di espansione a valle per cercare di mitigare l'impeto delle acque. È l'unica cosa che potrebbe risolvere definitivamente. Purtroppo sono stati gettati dei soldi, sono stati spesi centinaia di migliaia di euro per fare delle opere palliative, possiamo dire, che non hanno risolto il problema, a seguito delle quali il fosso ha continuato ad esondare. La regione ha stanziato solo 60.000 euro, adesso non bastano, servono 800.000 euro, quindi si faccia presto. Il comitato di Fosso Grande chiede non solo manutenzione ordinaria, ma opere strutturali per mettere in sicurezza la zona di Fosso Grande. Indubbiamente, perché i lavori che sono stati fatti nel 2016 con una spesa di 600.000 euro per il gabbionamento delle sponde, la messa in sicurezza, sono rivelati del tutto insufficienti, visto che tra l'altro nel 2017 l'argine è franato proprio in prossimità del percorso del circuito ciclistico del ponticello di Via Francia. Noi ribadiamo il concetto e fondamentalmente, cioè, quello che ci interessa è che l'acqua non arrivi verso il canale scatolare di Via L'Abruzzo, ma venga imbrigliato prima da salti idraulici a monte del pontice di Via Francia, dalla vasca di espansione famosa, nel comparto C1 del piano particolare di zona del comune di Spoltore, che è vincolato a parco pubblico. Quindi auspichiamo l'implementazione, la realizzazione di un laghetto degli ettari necessari alla bisogna, che in caso di allertamento poi si trasforma in una vasca di espansione. Ora ci occupiamo di ambiente e di fauna, perché questa mattina gli aderenti al progetto Salva Fratino 2020 e soprattutto i rappresentanti dell'area marina protetta, Torre del Cerrano e del WWF, insieme alla Direzione Marittima di Pescara, hanno esposto i risultati della campagna abruzzese, che sono in linea, dicono, con quelli del 2019, nonostante i mesi di lockdown. Allora, vediamo il servizio. Nel 2020 sono stati censiti 43 nidi di fratino, lo stesso numero del 2019, 29 all'interno di aree naturali protette, 14 al di fuori, ben 16 nidi nella riserva regionale del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi, 13 nell'area marina protetta Torre del Cerrano di Pineto, 9 in zona foro ad Ortona, 3 a Giulianova e 2 ad Alba Adriatica. Si registra quindi una polarizzazione delle presenze a Roseto degli Abruzzi, Pineto ed Ortona, anche se è probabile che il divieto
di svolgere monitoraggi causa lockdown per il Covid non abbia consentito di individuare tutti i nidi presenti. Ah, diciamo che per quest'anno, nel 2020, i risultati sono gli stessi del 2019, quindi c'è un trend, diciamo, uguale a quello dell'anno precedente. Noi ci aspettavamo sicuramente qualche risultato migliore, perché con il blocco delle attività credevamo che era possibile appunto una maggiore presenza di fratini sulla nostra costa. È anche vero che è stato molto difficile per noi fare i monitoraggi attraverso i volontari che collaborano con il WWF e con l'area marina protetta per il progetto Salvafratino Abruzzo. Le nascite si attestano al 51%, anche questo dato in linea con il 2019, con punte del 75% a Roseto degli Abruzzi e di Ortona. Purtroppo si sono registrate perdite molto elevate nell'area marina protetta Torre del Cerrano a causa della predazione naturale da parte di una volpe, nonostante una serie di misure di tutela. Le criticità restano sempre, anche perché quest'anno abbiamo avuto un'annata molto particolare, quindi da una parte il lockdown ha favorito una serie di nidi, poi però ci sono stati fenomeni che li hanno ridotti, quindi un po' di predazione naturale, un po' altri fenomeni, per cui abbiamo anche, come dire, fatto dei passi avanti capendo dove bisogna andare a migliorare le criticità. Ed ora apriamo la pagina dello sport, lo facciamo con il calcio e con la Serie C, con una notizia dell'ultima ora, perché la partita Paganese-Teramo programmata per questo pomeriggio alle ore 15 è stata posticipata alle ore 20:30. Lo slittamento è stato ratificato dalla Lega Pro a seguito dell'istanza presentata proprio dalla Paganese. Come confermato dal comunicato diramato dalla società Azzurro Stellata, all'interno del gruppo squadra sono emerse 7 positività nei test molecolari svolti ieri, per cui si è reso necessario effettuare stamane un altro giro di tamponi. In base all'esito, il tecnico Alessandro Erra saprà su chi potrà contare. La Teramo Calcio poi ha comunicato che l'ultimo giro di tamponi anti-Covid-19 è risultato essere negativo per l'intero gruppo squadra, ivi inclusi i non aggregati. In considerazione del rinvio del match alle ore 20:30, si comunica parimenti, si legge ancora, che il gruppo biancorosso dovrà sottoporsi in loco ad ulteriori serie di tamponi nel giorno del match, cioè oggi, come da protocollo della FIGC. Per il Teramo si tratta della terza partita posticipata dopo quelle con la Casertana e con la Juve Stabia, di cui vedete le immagini. Andiamo avanti ora e parliamo del Pescara, penultima seduta di allenamento in casa Delfino prima dell'impegno di lunedì sera a Lecce, con Setter pronto al rientro, da verificare il difficile tentativo di recupero di Asensio. Il tecnico Massimo Oddo confermerà la difesa a 3, dove un posto toccherà al giovane Gut dopo la buona prova di Parma. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. A Lecce, per cercare quella scintilla che possa invertire il trend di un brutto inizio di stagione. Il calendario non sembra dare una grossa mano ad un Pescara ancora alla ricerca di se stesso. La trasferta salentina di lunedì, poi la bestia nera Cittadella, la sosta e quindi la ripresa con la trasferta di Ferrara. Poco tempo dunque per piangersi addosso e il tecnico Massimo Oddo vara il piano d'emergenza, confermando la difesa coi tre centrali, vista col Frosinone fino all'infortunio di Drudi e tenuta per 90 minuti nel match di Coppa Italia di Parma. Una partita nella quale si è ben comportato il giovane Rodrigo Gut all'esordio in biancazzurro. Buona prova nelle retrovie e poi l'affondo che ha originato il gol della bandiera biancazzurro. Con il lancio tra i titolari del brasiliano proveniente dall'Atalanta, Oddo prova a compensare l'assenza di Mirko Drudi, che starà fuori un mese dopo la brutta distorsione rimediata col Frosinone. I tre mancini, Bocchetti, Scognamiglio e Jarosinski, si contendono poi le altre due maglie. Sul binario di destra si dovrebbe rivedere Raul Bellanova dopo lo stop forzato a causa Covid, una settimana piena di lavoro per il laterale, pronto a sgasare sul manto del Via del Mare, mentre a sinistra Masciangelo deve guardarsi dalla concorrenza di Nzita. I tre interni saranno Valdifiori in cabina di regia e poi Memusciai e Maestro, cui Oddo ha risparmiato la trasferta di Coppa Italia per dare priorità al lavoro in vista del posticipo in terra salentina. In avanti tocca di nuovo a Setter. Il Pescara recupera uno dei suoi centravanti, pronto a far coppia con Galano. Per la convocazione, comunque difficile, di Asensio,
si deciderà nelle prossime ore. Il giocatore scalpita, ma lo staff medico non vuole forzare i tempi. In casa Lecce non ci saranno il tecnico Eugenio Corini e il difensore Luca Rossettini, entrambi squalificati per una giornata dopo l'espulsione rimediata domenica scorsa a Cosenza. Il difensore peraltro era in panchina, punito per una espressione blasfema, come si legge nel comunicato. A dirigere la squadra lunedì sarà il vice Salvatore Lanna. Verso il forfè l'ex Falco, Dermacu e Liskoski. Potrebbe giocare dal primo minuto Mancosu dopo gli acciacchi di questo inizio di stagione. Il fantasista agirà alle spalle di Stepinski e Koda. In difesa Meccariello prenderà il posto di Dermacu. Trio di centrocampo con Henderson, Taxidis e Maier. Circa i precedenti, nel 2019 il Lecce di Liverani si impose 2-0 sul Pescara di Pillon con le reti di Mancosu e Lamantia. 10 le vittorie salentine al Via del Mare, dove il Pescara invece non vince dal 99, 0-1 con gol partita di Sassasullo. L'ultimo pareggio nell'87, 0-0. Direzione di gara per Daniel Amabile di Vicenza, porta fortuna di entrambe. Per il Lecce ci sono 2 vittorie in Serie C nella stagione 2017-2018, con il Pescara sempre 2 successi. Lo scorso campionato, Livorno-Pescara 0-2, Pescara-Juve Stabia 3-1. Restiamo in casa biancazzurra, uno dei 3 posti da interno di centrocampo andrà a Fabio Maistro, una delle poche note liete di questo pessimo inizio di stagione per il Delfino. Lo andiamo ad ascoltare. Fuori dubbio che Fabio Maistro in questa prima parte di campionato è una delle poche note liete di questo Pescara. Soddisfatto almeno a livello personale di questo avvio di campionato? Sì, a livello personale sono molto contento, perché comunque ho fatto 3 partite e 2 gol, quindi diciamo è un inizio che per me è importante. Speriamo di farne altri, dai. Inizio positivo per te e a livello personale molto negativo per la squadra, 1 punto in 5 partite e già suonato il primo campanello d'allarme, inutile girarci attorno. Sì, c'è qualcosa che non va, si vede credo agli occhi di tutti, però comunque noi non ci buttiamo giù perché il campionato è lunghissimo e ci sta che ci sia stata qualche, diciamo che non ci siamo capiti tra di noi cosa volevamo. Quindi piano piano lavoriamo, testa bassa e speriamo di riprenderci il prima possibile, dai. Pochi giorni fa c'è stato anche un incontro faccia a faccia nello spogliatoio con l'allenatore. Insomma, quali sono secondo te, secondo voi, i problemi di questa squadra, fisici, psicologici? Abbiamo parlato insomma di che problemi ci sono, che problemi non ci sono, solite cose da spogliatoio, insomma ci siamo chiariti su quello che vogliamo, gli obiettivi e vediamo di mantenere la parola data anche al mister. Tra poco la parola tornerà al campo, ci sarà lunedì questo posticipo in casa del Lecce. Un'altra partita sulla carta quasi proibitiva. Ma io credo sia una bellissima partita, andare a Lecce e fare risultato credo sia una cosa importante, già dare una risposta positiva insomma ai tifosi e alla società, quindi speriamo di arrivarci il meglio possibile. Io ho avuto un acciacco insomma contro l'Empoli alla caviglia, avevo un po' di edema, ora l'ho recuperata tutta, quindi mi sto allenando, ma ho voluto fare ancora un po' l'allenamento a parte insomma per farmi riprendere al 100%, ora sto bene, quindi credo di arrivare in perfetta condizione. Oddo spesso ha mandato in campo la squadra con il 4-3-2-1, e questo è il modulo in cui ti trovi meglio? Preferiresti giocare in un'altra posizione, con un altro modulo? No, come ho detto nella scorsa intervista che ho fatto nella partita contro l'Empoli, che mi avevano chiesto qual era la mia posizione preferita, non ne ho una preferita. Io e il mister mi mette sempre dove sa che posso far bene, dove posso dare alla squadra qualche iniziativa. Io trequartista, mezzala, esterno, comunque credo che posso farli tutti quanti, perché comunque ho sempre fatto bene. A Salerno ho giocato mezzala quasi tutto il campionato, poi mi ha messo il mister tre quarti, ho fatto anche qualche golletto, quindi alla fine mi trovo bene in tutte le parti. Adesso la Serie D. A causa del Covid sono appena 4 le partite che si disputeranno domani per la 6ª giornata del girone F. Tra le abruzzesi in campo solo il Pineto in trasferta a Tolentino e il Castelnuovo in casa con il Monte Giorgio. Sentiamo.
Il campionato di Serie D resta nella morsa del Covid in una settimana nella quale il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha consultato le 166 società chiedendo loro se proseguire il campionato o sospenderlo fino al 24 novembre, data di scadenza del DPCM in vigore. La risposta è stata chiara, con una netta prevalenza sulla continuazione del campionato, ma le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e questa domenica ben 5 partite sono state rinviate e si aggiungono alle 4 di domenica scorsa e un'altra relativa a 2 giornate fa. Serie D in un guado: da un lato servirebbe un allentamento dei protocolli, dall'altro molte società di quarta serie non avrebbero la forza di sostenere l'esecuzione di un numero elevato di tamponi o di lavorare, in caso di almeno una positività nel gruppo, dentro una bolla. Andare avanti così vuol dire esporsi ad un numero di recuperi che rischia di diventare abnorme, ecco perché una sospensione del torneo nelle prossime settimane non è da escludere. Nel girone F dunque rinviate Porto Sant'Elpidio Giulianova, Notaresco Aprilia e Recanatese Rieti per casi accertati di positività al Covid, e poi Vastese Agnonese e Cinzia Albalonga a Campobasso per la decorrenza dei termini dell'isolamento fiduciario. Restano in programma 4 partite con 2 abruzzesi in campo. Match duro per il Pineto, che sarà di scena allo Stadio della Vittoria contro i padroni di casa del Tolentino. La squadra di Daniele Maulo è attesa da una settimana impegnativa, visto che poi disputerà il Mariani Pavone il recupero con la Recanatese di mercoledì, un vero e proprio scontro diretto. E poi il derby, sempre in casa col Giulianova. Occasioni per dare segnali al campionato di poter essere una grande e competere per il vertice, scrollandosi di dosso un po' di ruggine dopo la sosta forzata della scorsa domenica. Le impressioni del tecnico Daniele Maulo. Sì, diciamo finalmente un calcio giocato è una parola grande, perché poi ecco si rigioca a porte chiuse e si va avanti, però come ho detto in altre circostanze, diciamo la partita è bella che ci sia e tutte le componenti che richiedono una gara, ecco, con la tifoseria è bello giocare con il pubblico, giocare a porte chiuse non è il massimo, però andiamo avanti sperando, ecco, che prima possibile si possa tornare alla normalità. Sì, al di là dei 3 incontri in 7 giorni ci aspetta una partita difficile contro una squadra imbattuta che sta facendo bene fin dalla seconda parte dello scorso campionato, quindi ha trovato un equilibrio e ha cambiato poco, quindi mi aspetto una partita difficile, quindi ci stiamo preparando e per affrontare questa gara cerchiamo, ecco, di fare una prestazione importante, perché contro una squadra di questo tipo occorre una prestazione importante. Il Castelnuovo vuole lasciarsi alle spalle la prima delusione stagionale, una sconfitta, quella di Castelfidardo, coincisa con la peggiore prestazione finora dei ragazzi di Guido Di Fabio, che non ne macchia però affatto la bella partenza di campionato. La matricola del Vomano aveva ottenuto l'ok per giocare le gare casalinghe all'Aquila e favorire l'afflusso di pubblico, ma il nuovo DPCM, che impone le porte chiuse, fa sì che i neroverdi restino a giocare nel loro impianto a Castelnuovo. Da valutare la possibilità di recuperare l'ex titone a Monte Giorgio nella prima parte della scorsa stagione. Marchigiani quest'anno affidati alle cure dell'ex Porto Sant'Elpidio e di Mengo e sempre sconfitti nelle precedenti 2 trasferte. Le altre 2 partite in programma saranno Matese Castelfidardo e Vasto Girardi Fiuggi. In particolare la squadra molisana, dopo aver giocato le gare interne ad Agnone e Trivento, da domani tornerà nel piccolo stadio Filippo Ditella di Vasto Girardi, dopo oltre un anno di attesa. Terminati i lavori di adeguamento per la Serie D con realizzazione di manto sintetico, domani ci sarà l'inaugurazione del rinnovato impianto tra i più montani d'Italia, posto a 1200 metri di altitudine. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.